La RAI si conferma sede prediletta per trattare con acume e occhio critico le dinamiche delle famiglie d'oggi, dove i ruoli non sono poi così definiti. Prima con È arrivata la felicità e adesso con Tutto può succedere e boom di ascolti, lacrime e tweet. Tutto può succedere a un riadattamento della famosa e super premiata serie americana Parenthood e il cast scelto dal regista Lucio Pellegrini ha reso le vicende della famiglia Ferraro più vicine a tutti noi, più fruibili e in qualche modo più vere. Per questo ha ottenuto un notevole successo e i fan sono stati accontentati perché per il 2017 è prevista la messa in onda della seconda stagione di Tutto può succedere. Domenica 13 marzo invece si tireranno le fila della storia con un'ultima puntata che si preannuncia ricchissima di colpi di scena. In particolare siamo certi che la love story tra Federica e Lorenzo verrà seguita con grande apprensione dagli spettatori dal momento che la studentessa nell'ultimo episodio, in onda domenica 6 marzo, è stata costretta dai genitori Alessandro e Cristina, cioè Pietro Sermonti e Camilla Filippi, a non vedere più il giovane con la fedina penale sporca. La stessa Camilla Filippi ha cinguettato: per la seconda volta dall'inizio della serie mi dissocio dal mio personaggio, trovando una folta schiera di spettatori che la pensa come l'attrice. Ma che succederà nell'ultima puntata di Tutto può succedere tra Federica e Lorenzo? Li abbiamo lasciati in terrazzo a vedere un film di nascosto dai genitori della ragazza che dopo la cena di presentazione le hanno proibito di frequentare Lorenzo, ma l'amore, lo sappiamo, non sottostà alle regole e vabbè, non vi diciamo nulla.